benvenuto a Firenze. Ben trovati, come va? Bene, tutto bene. Allora, come ti sembra questa città? Ti ha accolto bene? Beh, questa città ora non la stiamo guardando dall'alto perché siamo, diciamo, sulla collina di Fiesole, esatto. Al Salviatino. C'è stata questa inaugurazione importante per voi. Esatto. In quanto, come sapete, avete ridato alla città, insomma, quella che si chiama la sfacciata, ho saputo. Una perla, chiamiamola così in Toscana. C'erano Boglietti, a Roma abbiamo pure dedicato una via, quindi... E era una villa, ho saputo, di grande cultura, una sede culturale importante. C'è stata anche la Stanford University e oggi diventa per la prima volta un albergo 5 stelle lusso dove fare riunioni straordinarie, dove si parla solo di cose culturali praticamente. Senti, tu fossi di Milano, sì, Firenze o Roma? Ma a livello d'arte? Beh, arte, ragazzi, cioè Roma, come faccio a dire? Roma purtroppo è la mia città, purtroppo per voi, se no avrei detto Firenze, ma in realtà Roma è una città piena di cose, ma ovviamente io li vedo, quelli che vanno a fare il giro in Italia passano bene a Firenze, poi vengono a Roma, poi insomma vanno a Venezia, poi a Napoli, e quindi le città sono quelle, città d'arte, via. Fiesole ti piace? Fiesole, devo dirti che ho visto molto poco, c'è il vialetto di accesso alla Salvetti. Domani mattina verrò a fare un giro. Bene, bene. Senti, l'ultima cosa. Sì. La televisione fra 20-30 anni, come la vedi? Mazza, una bella domanda. È dura, è questa. Vedete, un'ora, un'ora e mezza circa, ma io credo che tecnicamente sarà sempre di più sul satellite. Ci sarà molta più scelta, già adesso ce n'è tantissima, e quindi speriamo che quel ditino che gira sul telecomando si fermi quando becca la faccia come la tua e come la mia, va bene? Grazie. A voi, arrivederci. Ciao, buonasera Fiesole. Ciao.